It's the only place so far. In marcia questa mattina, colazione al Despar di non so dove. Siamo partiti, piove, ho le gambe imballatissime, le salette di ieri mi hanno devastato. Spero che non peggiorino, perché ho proprio quell'affaticamento muscolare bello gagliardo. Meteo non prevede niente bene oggi, proprio niente bene. Dovremmo avere solo una salita, quindi da quel punto di vista mi ritengo fortunato. E sono 110 km, vediamo, non vedo l'ora di arrivare a Monaco. Costeggiando una ciclabile che passa interamente a fianco a questo lago, devo dire veramente grande e molto molto bello. Posto incredibile anche questo, guardate che meraviglia. Piccolo break, dovremmo aver superato anche l'Austria, qui abbiamo un cuoricino di marmellata speciale. Dura oggi, intanto buttiamo dentro un po' di benzina. Stiamo affrontando la prima e teoricamente l'ultima salita di tutto questo viaggio. Salitina di 1,5 km, non così arrogante, però le gambe oggi sono belle che cucinate e quindi si sente tutto. Ultima salita per Monaco. Andiamo a vedere qua. Ultima salita andata. E adesso discesa. Vamos!
arrivando! Ah, prima birretta tedesca. Siamo a quota 70 km. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Ora paninetto e poi tutto d'un fiato verso il centro di Monaco. Non vedo l'ora veramente. Insegne, ci siamo ormai, non vedo l'ora di arrivare. Incredibile, che viaggio incredibile, c'è veramente una contentezza dentro il cuore che è enorme. È stato veramente bellissimo passare luoghi immersi nella natura, non sapere dove dormire, dove avresti alloggiato, arrivare qua da Padova. È veramente tanta roba. Una cosa complicata a spiegarvi cosa si prova ad arrivare alla fine di un viaggio. Talvolta si pensa talmente tanto a come sarà la fine che ci si dimentica di vivere il presente. Il viaggio d'altronde comincia quando lo pensi e si vive dal primo istante in cui parti. E solo quando arrivi alla fine ti rendi conto che tutto quello che hai lasciato indietro comincia a prendere forma. Ogni attimo si compone in un film pazzesco. Tutto prende vita, tutto si colora e tra i ricordi spesso scende una lacrima.
a volte di gioia e a volte di nostalgia. In effetti, ogni volta che si termina un'esperienza straordinaria o qualcosa che ci ha fatto sentire veramente felici, vorremmo riavvolgere il nastro e ricominciare da capo nella stessa e identica maniera. Ma in fondo, se ci pensate, le cose diventano uniche proprio perché non si possono ripetere. E se non si possono ripetere, nessuno ci impone di continuare a sognare tante altre uniche esperienze.